Giusem è viva. Giusem è vivo o è morto? Io non l'ho mai mangiata. Dammi la borsa. E come sempre siamo i primi. E qua e l'altra domenica se andremo al mare prima. Stanno le macchine nel parcheggio del mare. La quiete vivere. La quiete pace. Non ci manca niente, amo. Mazza che freddo che fa però. Che c'è? No, là, là ci metterà. No, è sempre così, Giuseppe. Oh, guarda, un secchiello hanno perso. Che c'hai, freddo? Ma non va bene, mamma, se ne vola come lo metti tu. Ragazza, mattina il mare, Giuseppe è agitatissimo, guarda là. No, non lo prendere, posa. Oui, oui. No, posa che non è tuo, posa. No, non è tuo. Giuseppe, fangi posare il suo secchiello. Buongiorno. Buongiorno. Le spalle. Giri. Saluta. Io. Saluta. Ciao. Ciao. È freddo qua. Io senza occhiali fanno male ancora gli occhi. Sto bene così. Io ce l'ho detto occhiali. Una scimmia. Una scimpanzé. Mi sto facendo un tempo. Mio marito stamattina un po' scusa sorella. Cristian è uscito adesso dall'acqua. È freddo, eh? Fa freddo, guardate qua che bocca viola che c'è. Come fa? Freddo o caldo? C'ha due asciugamani. Fa un po' freddo. Com'è l'acqua? Ti piace qua? Però ancora non c'è il sole. Là ci è arrivato. E qua è ancora niente. Aspetta che c'è il cuscinetto. Guarda, alza. Alza la testa. Oh, guarda un po'. Hai visto? Adesso puoi anche dormire. Buonanotte. Ui ui, amore. Cucciolo. Attenta mamma, c'è tutta la corda, il fratellino ti ha buttato tutta la sabbia addosso. Buongiorno. Ciao, guarda, sei tutto pieno di sabbia. Che vuoi? Vuoi alzare? Aspetta, vai, bravo. E è terminata un'altra giornata di mare. Oh mio Dio. Non posso, non ci fate caso i capelli, oggi ho fatto il bagno, Oggi l'ho fatto il bagnetto. Paolo e il ristorante stanno cucinando qua dentro. Sono veramente super super stanchissima. Le vostre scale sono veramente un sacco. Arrivati? Comunque sono mezzogiorno, ma andiamo a casa, non so che cosa proprio cucinare. Arrivati i miei uomini. Aspetta, che ho una mano. Eccoli là. Jacopo, ti sei seduto, amore? Eccoci qua, guardate qua che belle le rocce. Oddio, ma andava all'indietro. Stanchi? Tiè. Oddio, cadono tutti giù. Mo ci puliamo i piedi, sì.
allora, aspetta, metti tutto nella bocca. Aia, aia. Aspetta, Vince, vieni qua. Guarda, lo sapevi, vede? Mangia il piede. Guardate quante belle barchette, quella è tipo uno yacht come l'abbiamo visto ieri. Mamma, hai visto quante barchette che ci sono? E lo yacht poi a mare hanno lasciato. Ah no, il gommone, Giuseppe, pensavamo che era la moto d'acqua. Hanno lasciato il gommone. Belli, eh? Ah, finalmente siamo a casa. Io sto aspettando un attimo che esce l'acqua calda, così la pasta subito la possiamo buttare. E Giuseppe nel frattempo si è fermato al ritorno. Siccome siamo noi, andiamo al mare, non so se ve l'ho detto le altre volte, a metà di Sorrento. Aspetta, Giuseppe sta qua la pezza. Comunque Giuseppe ha voluto prendere qualcosa di pesce. Mo vi fa vedere che cosa ha preso, eh. Giuseppe, fai vedere che cosa hai preso, mamma, eh? Mamma. Aspetta, spoglielo, almeno loro si vanno a fare la doccina, dai. Cristiano, no mamma, vatti a lavare amore, vai che mamma nel frattempo cucina. Dai. Vongole, veraci. Cozze. Bravo. Oh. Che? Mi sono punto. Come sei punto? Che ne so. Giuseppe, le cozze mica c'hanno le spine. No, ho beccato qualcosa con forse qualche angolo. No, ma secondo me è buona la cicciappone. Secondo me le cose che si cicciappone. Ok, poi. Ostrica. Ho preso anche le ostriche. No, ma giusto per... Io non le ho mai mangiate. No, io veramente... Mi ricordo tanti anni fa mio zio mangiava queste ostriche e mi facevano un po' impressione, però ero piccolina. Ma dal, non l'ho mai assaggiata, sinceramente. Quindi ora ne assaggio una, vediamo com'è. E vabbè, noi nel frattempo... Cioè noi. Io nel frattempo cucino. Voi bimbi si vanno a fare la doccia. Mamma mia, io sto tutta bloccata con la cervicale. Non lo so, che c'ho qua rosso? Boh, mi riesco, solita mia abbronzatura solo delle spalle e leggermente qua un pochino di questa pasta. Vabbè, nel frattempo prepariamo il pranzo. Ah, ma questo mo ci vorrebbe il coltellino apposta però. Cioè, ma è viva? Cioè, ma è vivo o è morto? Io non l'ho mai mangiata. Mi sono fatta dare da Giuseppe la parte più piccolina. Però mica lo so, c'ho paura. Vediamo se ci metto sopra il limone, che succede. Amo, però non è che si ritira, non succede niente. Tu l'hai mangiata già la tua? Amo il limone. Vabbè, mo l'assaggiamo, vai. Qui devo ancora lavare tutti gli asciugamani del mare. Ora metto pure a fare la lavatrice. Vediamo un po' qua che fanno i grandi. Vincenzo dorme. Cristian, ma tu non dormi un po'? No. Mamma mia. E di qua c'è Giuseppe con Jacopo. Comunque ho assaggiato le ostriche, le mie prime ostriche, perché veramente non le ho mai mangiate in vita mia e devo dire che sono veramente buone. Qui nel frattempo ho lavato anche le pantofoline dei bimbi. Io in questi giorni le avevo anche lavate in lavatrice. Quelle là di Vincenzo le ho lavate l'altro ieri e quelle là di Christian inizio settimana. Sono nuovamente sporche. Comunque sono un pochino rosse, ragazzi, non tantissimo. Io mi arrossisco sempre il naso, essendo che sono di carnagione bianca. Ho le lentiggini, come
potrete vedere, sono pienissima di lentiggini, non so se ci avete mai fatto caso. L'unica cosa che mi piace è questo neo qua, però comunque ho le lentiggini, ho qualche riflesso rosso, insomma, quindi mi faccio sempre rossa. E apposta non vedo l'ora di andare a casa al mare, insomma, in vacanza, per capire se riesco a farmi leggermente scura oppure rimango sempre rossa, non lo so. Vabbè, io mo sto in bagno perché mi faccio un attimo la doccia. Questa salopettina qua, guardate questa salopettina qua com'è bella. La presi, aspettate che copro, se ne esce tutto. La presi tanti, tanti anni fa. Soltanto che è trasparente, ragazzi, io apposta la metto solo per andare al mare. La presi tanti anni fa su AliExpress. Come potete vedere, io ci metto due, insomma, queste cose qua. Io ci metto queste pinzettine qua perché altrimenti è vero che ho il costume, però è anche brutto che si vede tutto, no? E quindi è veramente carina. Qua c'è il merlettino così e la pagai all'incirca un 6 euro. Le spalline sono così, l'unica cosa è che è veramente molto molto scollata, ci vorrebbe giustamente un bel seno all'insù, però insomma non è il mio caso. Comunque è molto carina, la presi su AliExpress, lo pagai 6 euro. E vabbè ragazzi, mo mi faccio la doccia. Vabbè dai, dopo la doccia posso dire che il sole l'ho preso, ma io non ho capito perché dopo la doccia l'abbronzatura si vede di più. Ma comunque, nel frattempo che mi sono fatta la doccia, avete visto, si è addormentato pure Christian. Vi voglio far vedere quest'olio qua, che secondo me è buonissimo, come vedete lo sto usando. L'ho preso all'MD e se non erro l'ho pagato, l'ho preso già più di un mesetto fa, 2,50 euro. Sì, è questo qua, aspettate, della Botanica, e ci sta olio di mandorle dolci e olio d'argan. Ideale anche per... comunque è buonissimo, non rimane la pelle unta, e ne basta veramente poco. E poi profumo, io me ne metto un po', tipo come dopo sole, insomma per tutto il corpo. E basta, invece per i bambini ho il dopo sole normale, anche se sinceramente prima mi sono dimenticata di metterlo, ma dopo glielo metto. E vabbè ragazzi, qua dormono tutti, io mo mi prendo un bel caffè e poi mi vado a mettere un pochino sul divano del salone e mi riposo un po' anch'io. No, che stai facendo tu qua? Andiamo di là, dai. Vuoi fare la nina qua? Fai la nina qua, Loria. Vuoi fare la nina qua? Metti giù. Metti giù a fare la nina nel tuo letto, dai. Come i fratelloni, vedi? Vai, metti giù, mamma. Vai. Metti giù a fare nina come i fratelloni. No, tu non ce l'hai. Allora, la coperta non ve la mettete adesso. Lascia, si mette stanotte quando avete freddo. Bene, anche i fratelloni la coperta, vedi? Aspetta. Mamma, ti sento la luce. Sì, ne visto che mo sono andata a camera mia. Io. Mettila a fare la nina, no, dai. No. Buonanotte. No. Come no? Comunque ragazzi, io vi saluto da qua perché in camera c'è Giuseppe già, che è nel dormiveglia, non sta proprio dormendo, però insomma sta nel dormiveglia. Io prima erano le 19, mi stavo quasi abbioccando sul divano, veramente avevo un sonno pazzesco, però ho detto se mi addormento mo è finita, va a finire che stanotte non mi addormento proprio. E, però ora sono mezzanotte e veramente non ne posso più. Amore, che c'è? Quindi mo sono mezzanotte e me ne vado di qua a dormire. E niente ragazzi, noi ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog giornaliero. Spero che questo vlog di oggi, come tutti gli altri, vi piaccia. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo, aspettate me pure qua. Ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog giornaliero. Ciao! Così, così.
Bello, amore mio.